Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsa di pomodori ciliegino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pomodori ciliegino, sale, olio extravergine d'oliva e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pomodori ciliegino. Azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo il cestello al posto del misurino e facciamo cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Posizioniamo il misurino e facciamo omogenizzare per un minuto da velocità 6 sino ad arrivare a velocità 10. Pomodoro è cotto, a questo punto aggiungeremo il sale, il basilico, e l'olio, che va aggiunto solo a questo punto della ricetta per evitare che il pomodoro si ossidi e diventi di colore arancione. Riposizioniamo il coperchio e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 2. La salsa di pomodori ciliegino è pronta, trasferiamola in un contenitore. Salsa di pomodori ciliegino. Grazie e alla prossima ricetta!